Passerati di Pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento ed anche ultimo della stagione con Handball Mania, in compagnia del presidente della Federazione Italiana Gioco Handball Pasquale Loria, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Grazie presidente. Grazie, buonasera a tutti. Nel corso di questo appuntamento poi ci collegheremo con Isola delle Femmine, con Matteo Aldamonte, dove è in corso di svolgimento, sono in corso di svolgimento le BT Finals di Beach Handball, ma procediamo con ordine perché insomma presidente è tempo di consuntivi, ovviamente riferito all'attività indoor, soprattutto all'attività senior, considerando che anche il secondo campionato nazionale, vale a dire la Off League Under 20 fotovoltaico semplice, è andata agli archivi. Ci prepariamo poi a vivere gli ulteriori avvenimenti targati FIGH con le finali Under 17, il ritorno in grande stile del Festival della Pallamano e poi soprattutto la lunga estate azzurra. Step by step, ripartiamo dai campionati senior, ovvero dalla Serie A Beretta maschile e femminile, anche dai campionati di A2. Che stagione abbiamo vissuto? Ma abbiamo vissuto, secondo me, un'ottima stagione durante la quale si è tornati progressivamente alla normalità, quindi una stagione sicuramente nel suo svolgimento più regolare di quella precedente, con meno rinvii, meno giornate che si accavallavano l'una all'altra. E poi siamo tornati chiaramente a disputare le fasi finali di tutti i campionati attraverso le formule dei play-off e da quest'anno anche dei play-out. Io credo che mediamente il livello dei campionati si sia alzato un po' dappertutto. Chiaramente non ci troviamo in una situazione ottimale di alto livello, ma progressivamente rispetto agli anni precedenti il livello è in crescita e poi soprattutto anche grazie, penso soprattutto alla Serie A Beretta, alla formula dei play-out, abbiamo avuto tutte partite interessanti e tutte partite che in qualche modo avevano un'influenza sulla classifica finale fino all'ultima giornata. Diciamo anche con risultati sorprendenti, guardando soprattutto a quella che è stata poi la lotteria dei play-out, sia al maschile che al femminile, e mi riferisco alla Serie A Beretta, chiaramente. Sì, sì, infatti poi sono retrocesse due squadre è vero. Che hanno fatto le finalette di Coppa Italia. Vero. Quindi che hanno chiuso che a metà il campionato, stagione erano, insomma, ma tra poi le prime hanno 8. Chiuso anche il campionato sì. Al limite della zona vero. Salvezza e quindi facendo anche un numero discreto di punti, soprattutto la Cellini Padova ha chiuso a 21 punti in stagione sì. Regolare contro i 22 di un gruppone di squadre vero. Che stava dal quinto al è posto vero. In giù. E poi i play-out hanno determinato un risultato diverso. Conversano tra gli uomini, Brixen tra le donne, ricordando anche però Raimon Sassari per quanto riguarda la Coppa Italia, tra gli uomini ancora Brixen tra le donne. Poi volendo chiaramente completare il discorso relativamente ai campionati senior, Fondi e Romagna promosse in A1 Beretta maschile, mentre Tush Prato e Brunec, che però di fatto ha rinunciato, promosse in A1. Ecco, questi sono stati poi i principali verdetti. Sì, diciamo più o meno nel solco dei pronostici anche iniziali. Il Conversano campione d'Italia ha confermato il suo titolo, chiaramente ha dovuto lottare in finale col Fasano, ma anche prima con il Sassari, certo. Che ha vinto la Coppa Italia, tra l'altro in quella finale di Sasso Maggiore, sì. Così anche coinvolgente e lunga, perché poi è finita la seconda sì. Serie di rigori. Nel femminile Brixen e Salerno erano date per favorite, hanno dato vita alla finale sia in campionato sia in Coppa Italia. Quest'anno è girato a favore del Brixen dopo un po' di tempo, quindi la squadra altoatesina ha raggiunto uno stato di maturazione e anche di livello di gioco molto molto alto. Poi nella Serie A2
Fondi, la squadra che l'anno scorso è stata retrocessa, si è molto rinnovata quest'anno, si è rinforzata, e quindi partiva tra le favorite. Il Romagna è una vecchia conoscenza della Serie A1, bene o male, ecco, diciamo, le squadre che hanno primeggiato nei rispettivi campionati erano comunque squadre all'inizio accreditate e comunque squadre con una ottima tradizione. Ecco, cosa dobbiamo attenderci per la prossima stagione, sia dal punto di vista del format dei campionati? Nella giornata di domenica, insomma, è stato licenziato il vademecum per la prossima stagione, si è discusso anche di futuro, ci sono un po' di novità, poi al limite ne toccheremo qualcuna nel corso di questo appuntamento. Per quanto riguarda i format, cosa dobbiamo attenderci? I format sono quelli di quest'anno, sì, qualche anno fa abbiamo fatto la riforma soprattutto del comparto del settore maschile, tornando al girone unico, strutturando la Serie A2 sui tre gironi, quindi il format è quello ormai tradizionale. Dall'anno prossimo ci sarà una novità nel maschile, perché verrà introdotta questa Serie A Silver. Che c'era la possibilità di introdurla già quest'anno, però mi pare che poi l'orientamento dei club è stato quello di, insomma, sì, posticipare un po' l'orientamento dei club, anche poi una discussione all'interno del Consiglio federale per comunque dare la possibilità ai club di organizzarsi, certo, per tempo in funzione di, certo, di questa novità. Ci sarà un campionato nuovo, un girone unico su tutto il territorio nazionale, a 12 squadre, una Serie A Silver, tra giusto, la Serie A1 attuale e l'attuale Serie A2, una Serie A Silver, vi parteciperanno 12 squadre selezionate attraverso i tre gironi della prossima Serie A2, quindi sarà un esperimento che dovrebbe consentire di aumentare un po' il livello rispetto e anche all'attuale, ridurre un po', no, il gap, riducendo il gap tra la Serie A1 l'attuale e la Serie A2, Serie A. L'attuale configurazione dei campionati, gap che in più di un'occasione si è dimostrato anche abbastanza rilevante, ancorché per esempio quest'anno le due squadre neopromosse, Carpi e Rubiera, entrambi hanno centrato la salvezza. Hanno centrato la salvezza, quindi poi tutto deve essere contestualizzato, esatto, nell'ambito dei risultati di una stagione che poi non sono replicabili. Ecco, è immaginabile, ipotizzabile allo studio una formula analoga anche per il settore femminile? Ma io penso allo stato attuale no, perché i numeri da questo punto di vista non lo consentono. La differenza attuale tra il settore maschile e il settore femminile è che nel settore maschile ci sono numeri tre volte superiori rispetto a quelli del settore femminile. Quindi già mi sembra che sia stato un grande risultato, non solo la tenuta, quello di ridurre il numero dei gironi del campionato di Serie A1 sulle 12 squadre. Quest'anno andremo incontro ad un'unica defezione, purtroppo lo stesso che è capitato l'anno scorso, la stessa squadra, la stessa società che dell'anno scorso, ed è il numero dei gironi del campionato di Serie A2 un altro grande successo, perché avere quattro gironi strutturati con 8, 10, 10 ed 8 squadre è il massimo che si poteva ottenere in questa fase qui. In futuro, se i numeri si modificheranno e si amplieranno, sì, però oggi non vedo questa possibilità. Ecco, tra le novità introdotte dal nuovo vademecum c'è anche quello che in qualche modo poi, provvedendo che ha fatto discutere, che fa discutere un po' i club iscritti ai campionati, ovvero una lievitazione delle cosiddette tasse gare, ovvero delle quote amministrative che vengono pagate annualmente dai club. Sì, perché si è arrivati a questa decisione? Si è arrivati a questa decisione perché c'è stata una valutazione rispetto ai risultati economico-finanziari dello scorso quadriennio. Noi abbiamo diciamo, ristrutturato il format dei campionati e anche all'inizio dello scorso mandato e anche adeguato la tassazione.
dicendo che quell'adeguamento valeva per tutto il quadriennio. A fine quadriennio abbiamo un po' tirato le somme, abbiamo visto che per alcuni campionati la crescita dei costi, anche in funzione del fatto che abbiamo cercato di organizzarli con livelli di servizio più alti, si andava incontro alla necessità di un ulteriore adeguamento di quadriennio. Tra l'altro lo abbiamo fatto con un anno di ritardo, perché il quadriennio è iniziato, certo, l'anno scorso, era tempo di pandemia e non ci era sembrato il caso di intervenire. Tra l'altro dobbiamo considerare che in questi anni la federazione ha sostenuto il movimento in maniera consistente, soprattutto nel periodo della pandemia, senza avere di contro un incremento o comunque un'extra contribuzione da parte, certo, del governo, dello Stato, quindi un'ulteriore quota di fondi pubblici sotto forma di ristori, come avvenuto in molti altri settori. Quindi abbiamo dovuto realizzare un ulteriore adeguamento. Anche questo sarà di quadriennio, quindi non saranno più i contributi federali toccati fino alla fine, fino al 2024. È necessario chiaramente che tutti i campionati siano in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario, che non ci siano dei campionati, tra virgolette, in perdita. Ed è necessario anche un minimo di mutualità. Ecco, anche questo è un concetto che forse insomma, è frequente in tutte le discipline sportive, che si fa fatica in qualche modo a comprendere, no? Perché insomma, capita in molte leghe, in molti campionati, che i club più importanti, ovvero le leghe più importanti, poi sostengano l'intero movimento. Sì, io perciò ho parlato di un minimo di mutualità, perché qua non ci troviamo di fronte alla situazione di un campionato che sostiene altri campionati. Più che altro abbiamo cercato di alleggerire il più possibile il peso su alcune categorie, in particolare sul settore femminile e sulla Serie A2 femminile, sulla Youth League femminile, ma anche sulla Youth League maschile, cioè cercando di dare delle priorità strategiche e quindi di mantenere molto bassi le contribuzioni dei club e le quote degli associati, per l'appunto, in questa tipologia di campionato, e chiaramente scaricando un minimo di mutualità sui campionati maggiori, cioè sulla Serie A1 femminile e sulla Serie A1 maschile. Fermo restando che in generale, come dicevo prima, c'è stato un aumento dei costi di gestione di tutti i campionati, perché abbiamo cercato anche di aumentare i livelli di servizio, oltre a una lievitazione dei costi fisiologica. Ecco, facciamo l'esempio più banale, è quello delle spese arbitrali anche per gli spostamenti degli arbitri, certo. Se aumentano i costi per i viaggi, i treni, gli aerei, piuttosto che per il carburante, è chiaro che aumentano anche la voce, hanno un'incidenza anche sulla voce delle spese arbitrali, dato che gli arbitri si muovono. In realtà io sono convinto che in futuro bisognerà cercare di sollevare il più possibile i club dagli oneri di iscrizione e di ingresso nei campionati, però non possiamo nemmeno fare facile demagogia, non è possibile promettere tutto a tutti. Per questo motivo, in questo periodo, in questi ultimi anni, abbiamo anche cercato di spingere sulla costituzione e l'attivazione della piena operatività della Lega,
Sappiamo che in tutti gli sport come il nostro, che hanno le stesse caratteristiche, sport di squadra, campionati strutturati in un certo modo, le leghe hanno avuto un ruolo fondamentale, perché è vero, servono maggiori risorse da immettere nel sistema. Però anche per alleviare il peso. Il sistema Lega permette anche probabilmente di dragare risorse che a un ente parapubblico come una federazione. Altrimenti la federazione non potrebbe, certo, accedere a un certo tipo di risorse. E permette anche una distribuzione delle stesse risorse in maniera più libera, in maniera, diciamo, privatistica tra le società. È chiaro che anche per ottenere questo risultato bisogna fare dei sacrifici iniziali, perché per ottenere risorse commerciali di questo tipo bisogna creare un prodotto che sia attrattivo, e quindi c'è un momento di investimento iniziale, e i club devono capire che se vogliono sviluppare un certo tipo di discorso anche in proiezione futura bisogna fare determinati passaggi. Credo che la discussione sia comunque aperta anche a buon punto tra la LIPAM, la Lega, che racchiude appunto i due principali campionati, e tutte le singole componenti. Ecco, vero, insomma, il discorso che faceva a proposito dei costi, di costi d'ingresso e di iscrizione per i club, ma c'è anche da considerare, fare da contraltare, l'incentivazione soprattutto sull'attività, sì, giovanile, e da quest'anno mi pare molto importante, molto attesa anche un'incentivazione per i club affinché partecipino bene alle competizioni europee. Sì, sicuramente l'adeguamento dei parametri finanziari è servito e servirà soprattutto in futuro a modificare e migliorare anche il sistema di incentivazione. Quello delle coppe europee è sicuramente un elemento importante, quindi non c'era fino a questo momento un incentivo per le squadre partecipanti alle competizioni internazionali, dalla prossima stagione ci sarà. Però quello che mi preme dire di più è che la federazione ha due compiti fondamentali. Uno è di promozione, declinabile in due aspetti: la promozione per la diffusione dello sport, l'allargamento della base e quindi lo sport per tutti, la promozione sportiva vera e propria, e la promozione degli eventi federali e quindi dell'immagine anche della federazione e per l'appunto degli eventi federali. L'altro è quello della preparazione olimpica dell'alto livello e quindi riassumibile nel concetto di preparazione delle squadre nazionali. Tra gli incentivi c'è stata, si vedrà nel Vademecum in pubblicazione, c'è stata una rimodulazione di alcune voci, soprattutto c'è stato lo spostamento dell'attenzione, quindi dell'incentivazione, sull'allargamento della base dei praticanti e dei tesserati, cercando di dare sempre più aiuto a chi comincia nella fase promozionale, dall'under 9, l'under 11, l'under 13, e che poi in forza di questa filiera arriva anche a sbarcare nel mondo dell'agonismo con gli under 13 e poi man mano con tutte le altre categorie giovanili, che tra l'altro quest'anno ci hanno dato in periodo post pandemia una grande soddisfazione, perché abbiamo, diciamo, confermato i numeri pre-pandemia sia per il campionato, sì, under 15 che per il campionato under 17. Credo che poi possa rappresentare proprio per i club un ulteriore stimolo, no? Una motivazione, il fatto che la federazione abbia previsto già un'incentivazione per chi in qualche modo allarga la base dei praticanti. Credo che, insomma, la ratio di questo provvedimento è proprio questo, cioè invogliare, spingere i club ad allargare ancora di più la base, e poi è come sostenevi tu, insomma, l'asset fondamentale di un'attività federale. Diciamo che sarà un po' un sistema tipo quello che le società hanno già conosciuto con i voucher, che fu una misura nel dicembre del 2000, fu una misura gennaio 2001, fu una misura straordinaria del governo per aiutare le associazioni sportive, e furono distribuiti attraverso le federazioni. Un po' il principio è quello, basato sulla
partecipazione a certi tipi di campionato e sull'avere un certo numero di tesserati in determinate categorie. Tutto poi sarà chiarissimo e poi ovviamente uffici federali a disposizione con la pubblica, con la in pubblicazione. Diciamo che possiamo spiegarlo così: più bambini e bambine avrai in palestra e quindi il movimento si allargherà, più avrai contributi. Mi sembra un'equazione abbastanza gradita. Allora, abbiamo detto, no, i due focus di una federazione: la promozione, ne abbiamo parlato anche con questo nuovo sistema di incentivazione introdotto dall'ultimo vademecum, quello che è appunto in pubblicazione e che sarà consultato da tutti i tesserati, e la maglia azzurra, le squadre nazionali. Ci fermiamo pochi istanti perché se da una parte sono giunti a completamento i principali campionati senior, ma anche la Youth League fotovoltaico semplice, è altrettanto vero che sta per cominciare la lunga estate azzurra con tante rappresentative nazionali in campo. Ci vediamo tra pochissimo. Sì, qui al campo si stiamo già vivendo un sogno. E forse a volte fa anche un po' paura, perché sai di dover essere sempre all'altezza, sempre concentrato. Sai che a questa cosa stai dedicando giorni interi, allenamenti ogni giorno. Sai che questo vuol dire stare lontano da casa, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Però è un sogno e io lo voglio vivere appieno. Lo voglio inseguire con tutto me stesso. E sono sicuro che questo valga per me e per tutti i miei compagni qui al campus Italia. In fondo, se uno i propri sogni non li insegue, a cosa servono? Seconda parte di Handball Mania, ospite di questo ultimo appuntamento stagionale il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball Pasquale Loria. Allora, dopo aver fatto nella prima parte il punto su quello che è stato e su quelli che sono i principali provvedimenti contenuti all'interno della Vademecum in pubblicazione, insomma la Bibbia per la prossima stagione, quella che tutte le associazioni, tutti i club consultano anche con grande attenzione prima che si dia inizio all'attività, parliamo della lunga estate azzurra. L'abbiamo definita tale in più occasioni in compagnia di Matteo Aldamonte, che tra poco avremo in collegamento da Isola delle Femmine, proprio perché è considerevole, Presidente, e credo che questo rappresenti anche un vanto, no, per la federazione, il numero delle rappresentative che saranno impegnate. Ce ne sono tre al lavoro contemporaneamente in queste ore presso la Casa della Pallamano, il centro tecnico della Federazione Italiana Gioco Handball a Chieti, e ci sono due impegnate a Isola delle Femmine per quanto riguarda il beach handball: under 20 maschile, under 20 femminile soprattutto, under 18 maschile, e poi le due rappresentative, i blue team, che poi rappresenteranno l'Italia ai prossimi gare di qualificazione europee. È un'estate molto intensa. Sì, è un'estate intensa, lunga, ce ne saranno altre due, oltre queste che hai citato, perché parte il ciclo femminile 2006-2007, quindi dopo una prima selezione 20-22 ragazze andranno in Croazia per un training camp. E poi ci sono i giochi del Mediterraneo con la federazione croata, e poi ci sarà i giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria per la squadra senior maschile, e quindi cominceranno a brevissima la preparazione anche loro, poi faranno delle partite amichevoli, poi andranno in Algeria e lì cercheremo di ottenere un buon risultato con una concorrenza che ai giochi del Mediterraneo è ridiventata molto molto importante, perché l'amico Davide Tizzano ha cercato di rivitalizzare questa manifestazione. Anche nella pallamano quest'anno avremo 10 squadre maschili in due gironi molto, molto forti, di qualità. Poi tra l'altro le squadre africane saranno agguerritissime, perché finiti i giochi del Mediterraneo inizierà la Coppa d'Africa, quindi Egitto, Algeria, padrone di casa, e Tunisia
saranno veramente con le formazioni più importanti. Non dimentichiamo il fatto che l'Egitto è semifinalista agli ultimi mondiali. Ecco, volendo dare un ordine cronologico, no? Insomma, l'appuntamento inatteso ma bellissimo e molto prestigioso è quello che interessa la nazionale femminile Under 20, che ricordiamo dal 22 giugno sarà impegnata in Slovenia, parteciperà ai mondiali, prima volta in assoluto per una squadra femminile, wild card concessa dall'IHF, ma tenendo conto anche degli ottimi risultati conquistati proprio da questa squadra. Le primule sono sbocciate, così abbiamo anche titolato, abbiamo titolato sul giornale dell'Handball, su questa edizione speciale del giornale dell'Handball che fa un po' il punto su tutti i campionati appena conclusi. Un girone che vedrà l'Italia, le azzurre di alleate da Beppe Tedesco, contrapposte a Danimarca, Montenegro e Argentina. Sì, abbiamo avuto una wild card dalla IHF, ma come hai detto non è per una questione di equilibrio politico o di simpatia, è per una questione di risultati. Noi siamo rimasti fuori dalla qualificazione diretta nell'ultimo girone in Montenegro a novembre e abbiamo rimpiazzato Russia e Bielorussia che sono venute meno, e quindi come è accaduto in molti altri sport, diciamo, le prime non qualificate, certo, hanno avuto accesso a questo, a questa con quali ambizioni ci presentiamo? Le ambizioni sono quelle chiaramente di giocare sette partite inaspettate a livello internazionale, perché oltre al girone iniziale poi ci sarà un sistema o di main round o di President Cup, che è il mondiale di consolazione. Ci auguriamo il main round. Ci auguriamo il main round, non sarà facile, abbiamo un girone con due posti per il main round, uno è occupato chiaramente dalla Danimarca che è fuori competizione. Ancora prima di giocare. Poi affronteremo l'Argentina, è un punto interrogativo, il movimento argentino femminile è cresciuto molto negli ultimi anni, hanno sempre presentato via via squadre alle rassegne internazionali più competitive, però non conosciamo. E poi c'è questo Montenegro che ci ha battuto di misura in Montenegro nelle qualificazioni. Partita peraltro quella, diciamo, che poco significativa. Sì, poco significativa, perché ormai la Polonia, che aveva vinto sia con noi che con loro, era già qualificata, però anche in quell'occasione, come in alcune situazioni nell'MHC, nel Mediterranean, nel torneo mediterraneo, la distanza tra noi e il Montenegro è stata molto molto lieve, quindi abbiamo tutte le possibilità per giocarcela. Vediamo poi se andremo a fare i main round o la President Cup. E a proposito di Under 20, dal femminile al maschile, ecco, questa che si aprirà e che si disputerà, si terrà in Portogallo, insomma sarà una manifestazione che vedrà l'Italia competere diritto per un posto ai mondiali, ed è una qualificazione, è una presenza in questo Euro 20 conquistata sul campo l'anno passato. Squadra allenata da Boris Popovic, con la squadra la di Boris tecnica di a Varaždin l'anno scorso in Croazia ha ottenuto un brillantissimo 12° posto e quindi il diritto a ripartecipare nell'elite continentale all'edizione successiva, quella di quest'anno dell'Under 20. Ci sono 12-13, non ricordo bene i posti, 12 posti per il campionato del mondo in Germania l'anno Bisogna successivo. Qualificarsi, piazzarsi tra i primi 12 posti come per guadagnarsi l'accesso come ai mondiali. Come ci siamo classificati l'anno scorso. Abbiamo confermare quel piazzamento. Abbiamo lo stesso girone dell'anno scorso. Eh sì, perché c'è Serbia, un po' Islanda, più difficile Germania. Perché diciamo la Germania è campione europeo in carica e quindi è al numero uno anche qui fuori. La Serbia fuori questa volta non ci sottovaluterà. Come la Serbia qui l'abbiamo incontrata e battuta l'anno scorso, però c'è anche l'Islanda che è un avversario abbastanza ostico, quindi noi speriamo di ripetere il risultato dell'anno passato. Tra l'altro la squadra sarà anche un po' modificata, perché entrerà qualche
giovane che si è messo in evidenza nell'ultimo anno, come è normale che sia in queste categorie, ma soprattutto entrerà qualche giovane del Campus Italia, che poi i ragazzi che hanno partecipato al Campus Italia saranno la struttura base della squadra Under 18 che farà gli europei in Montenegro ad agosto, però alcuni di quelli del Campus Italia già parteciperanno alla categoria superiore, quindi ecco, cominceremo anche a vedere i primi frutti del progetto federale. Ecco, proprio l'Under 18, no? Europei che si disputeranno a Podgorica, è proprio quello probabilmente il focus principale, perché ricordiamo il meccanismo prevede la riconferma dell'Italia nell'elite della pallamano internazionale, non c'è pericolo di retrocessione per l'Under 20 allenata da Boris Popovic. Questa retrocessione deve essere a tutti i costi evitata proprio dall'Under 18, da questo gruppo di giovanisti che avrà sulle spalle al primo impegno internazionale una bella responsabilità. Si cresce così, però. Sì, sì, sicuramente sì. Non è una salvezza facile anche qui. Vabbè, ma poi quando si Croazia, Portogallo e Montenegro nel girone. Montenegro padrone di casa nel girone, anche qui il girone non è che ci ha detto benissimo, però ecco, dobbiamo considerare che quando sei nell'elite 16 sono le squadre, quindi comunque gira la pallina nell'urna, non sempre ti dice benissimo alla fine, quindi l'unica cosa, ecco, diciamo, avere una terza fascia non i padroni di casa ma un'altra sarebbe stato meglio, però dobbiamo cercare di salvarci. Se non ci riusciamo, come l'anno scorso è avvenuto per la squadra Under 19, già con una vittoria in prima fase, dovremmo cercare di essere un po' più diciamo incisivi nella seconda fase, quindi nella fase proprio degli scontri diretti per evitare, insomma, questa retrocessione. E poi completamento detto della nazionale senior, dei giochi del Mediterraneo, della nazionale Under 17 che riparte con l'MHC, c'è questa parentesi legata al beach handball. E per parlare di beach handball ci colleghiamo in diretta con Isola delle Femmine, dove c'è Matteo Aldamonte, EBT Finals. Ciao Matteo, vediamo un bel panorama alle tue spalle, un cielo terzo. Ciao. Ed è una grande novità, finalmente. No? È una grande novità. Non è poco. Una grande novità considerando un po' quello che è stato l'esito e l'andamento climatico della Champions Cup degli ultimi anni. Vabbè, però cambiato periodo. Cambiato periodo, questo ci dà qualche conforto. Allora, Blue Team, maschile e femminile, che in pratica rappresentano l'Italia che dovrà disputare le gare di qualificazione agli europei. Come sta andando, Matteo? Gare in corso oggi di svolgimento che si gare susseguono, ovviamente, quindi impossibile oggi già fare una sorta di bilancio. Esattamente, però insomma è iniziata la manifestazione, oggi è iniziato il preliminare round, approfitto per ricordare che tutte le partite sono in diretta su ehftv.com. Ed è un banco di prova importante per entrambe le squadre azzurre, poi di fatto sono le due nazionali italiane. Questa, come sappiamo, l'EBT è una manifestazione riservata ai club, ma ormai è abitudine utilizzarla, e non lo fa solamente l'Italia, come banco di prova per le proprie nazionali. Quindi i due Blue Team disputano questa manifestazione come start del loro percorso verso le qualificazioni ai campionati europei, che si giocheranno dal 7 al 10 luglio prossimi a Praga, in Repubblica Ceca, e quello sì che è l'appuntamento chiave, no? Perché poi bisognerà rientrare e riuscire a qualificarsi agli europei del prossimo anno, del 2023, che sono lo step ulteriore, lo step successivo, innanzitutto perché è importante esserci, e poi sono lo step successivo per i giochi olimpici europei della stessa estate, della prossima estate, sempre del 2023, che sono un obiettivo ambizioso, ma insomma che i due staff tecnici stanno cercando di raggiungere. Ecco. Fondamentale, no? Anche l'aspetto beach nell'attività della FIGH, mi pare che sia stato posto in primo piano proprio il movimento beach, anche in virtù di quelli che sono i possibili obiettivi da centrare. Sì, beh, il beach è fondamentale perché è un veicolo di promozione molto importante, prima di tutto perché comunque è una disciplina che si sta sviluppando molto, è una disciplina che è al vaglio delle commissioni olimpiche per l'ingresso
in via stabile nel programma olimpico. A Parigi ci sarà un ulteriore step dimostrativo, ma comunque si conta di poter avere il beach handball alle Olimpiadi il più presto possibile, e questo è dimostrato anche dal fatto che i giochi olimpici europei sono incentrati sul beach handball come disciplina della Federazione Internazionale di Handball, così come i giochi olimpici giovanili. Certo, partecipammo nel 2018 a Buenos Aires con la nostra rappresentativa, abbiamo il beach handball in luogo dell'handball indoor. Quindi è importante anche nella programmazione delle attività delle squadre nazionali. Per noi è stato sempre importante, per la verità, fin dall'inizio, partecipare alle competizioni europee e internazionali. Abbiamo dato un'accelerata anche nell'ultimo periodo, abbiamo anche rafforzato lo staff tecnico. Vincenzo Malatino è diventato il direttore tecnico dell'intero settore. Lo stesso modello, diciamo, dell'indoor in qualche modo. Sì, con il coinvolgimento a pieno titolo di Pasquale Maione sulla squadra maschile e di Daniel Aracobos sulla squadra femminile. Quindi abbiamo cercato di fare un programma per quest'anno molto intenso di preparazione, non solo per qualificarci agli eventi dell'anno prossimo, ma per creare anche le basi tecniche. Per la verità, nella squadra femminile eravamo anche un po' più avanti, perché diciamo il gruppo si è consolidato negli ultimi anni. Nella squadra maschile abbiamo cercato invece di allargare la partecipazione e quindi di selezionare nuovi giocatori. Abbiamo anche dei giocatori importanti del campionato italiano, quindi speriamo che la selezione maschile sia lecito forte. Attendersi qualcosa di buono. Ecco Matteo, prima di salutarti, agguagliaci un po' livello di partecipazione, pubblico, livello anche organizzativo, tutto procede nel modo migliore? Assolutamente sì, qui arrivano 29 squadre. Come sappiamo, le ABT Finals sono la fase conclusiva del tour dell'estate precedente, da parte organizzato dalla Federazione Europea, delle varie tappe organizzate in giro per l'Europa. Quindi le squadre col punteggio più alto poi arrivano a questa fase conclusiva. Per quanto riguarda il numero di squadre, come dicevo, sono in tutto 29, che arrivano da 10 nazioni europee, 16 nel torneo maschile, divise in 4 gironi. Ci sono in tutto 5 squadre italiane, perché oltre al blue team sia maschile che femminile, nel torneo maschile partecipa il CUS Palermo, mentre per quanto riguarda quello femminile abbiamo sia Andy Moda Messina che Embo Lerice, quindi la rappresentanza di squadre siciliane che hanno ricevuto la possibilità di partecipare alla manifestazione. Grandi favorite come al solito le formazioni spagnole, dove insomma questa disciplina è abbastanza avanti anche come numero proprio di praticanti, però ci si diverte sempre. Poi devo dire, non è beach handball senza il sole, quindi adesso si esaltano anche le caratteristiche di questa location. L'Isola delle Femmine è davvero meravigliosa, credo che sia il posto più bello dove ho visto un torneo di beach handball degli ultimi anni, perché poi alla fine in Europa se si fa un torneo sulle spiagge italiane non è mai come farlo in nessun'altra parte d'Europa. Ricordiamo che gli europei si disputeranno a Praga, insomma, tutto il rispetto per Praga, grande capitale europea, ma insomma, parlare di beach a Praga è veramente, insomma, è un altro articolo, qualcosa di diverso. Grazie Matteo, buon lavoro a te, buon lavoro a tutto il personale FIGH, Sabrina adesso che insomma lavorerà con te e fornirà tutte le informazioni utili per gli appassionati. Insomma, abbiamo già dato anche le indicazioni per chi volesse seguire da casa le gare delle BT Finals in corso di svolgimento a Isola delle Femmine. Grazie Presidente, siamo andati anche oltre quello che è il tempo a noi garantito, però insomma era importante, ci sarebbe da ragionare tantissimo su tutto quello che è stato fatto e su quello che bisogna necessariamente fare per migliorare ulteriormente il movimento. Un passo per volta, però insomma si riuscirà a portare a buon fine tutto il programma. Grazie al Presidente. Grazie, magari FIGH. Poi ci vediamo a settembre
per commentare qualcosa di bello sulla lunga estate azzurra. È vero, è vero, e infatti proprio questo è il finale. Volevamo, a nome di tutto il personale FIGH, augurare insomma un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre azzurre, ben 7, 5 già al lavoro, 2 che si aggiungeranno, che dovranno tenere alto il vessillo tricolore e la bandiera FIGH nelle diverse competizioni internazionali in cui saranno presenti e che appunto rappresenteranno. Grazie ancora a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Handball Mania ritorna, così come da tutti quanti desiderato, a settembre per una nuova edizione. Arrivederci.